L'Amix ha un'attenzione particolare per l'ambiente e si prodiga da sempre per lavorare in ottica totalmente ecosostenibile. A Cava dei Tirreni si è registrata una lieve risalita della curva dei contagi. Dal report dell'unità epidemiologica dell'ASL Salerno aggiornato al 26 marzo risultano 357 i cavesi attualmente positivi al Covid-19, di cui 15 ospedalizzati, 64 sono i nuovi guariti, mentre 13 sono le persone decedute nella seconda fase della pandemia. A fotografare l'andamento dell'emergenza sanitaria nella città metelliana sono i dati relativi ai giorni scorsi, illustrati nella giornata di venerdì 26 marzo dal primo cittadino Vincenzo Servalli. Nelle scorse settimane il rapporto tra tamponi e numero di positivi a Cava dei Tirreni rispetto alla regione Campania era molto più basso. Stavamo noi intorno al 7%, la regione intorno al 12%. C'è stato un momento di aumento del numero di tamponi, ma aumento ovviamente della positività delle attività legate anche all'attività di tracciamento, eccetera, eccetera, per cui questa percentuale nella nostra città ha superato la media regionale. Per cui abbiamo nel periodo che va fino al 21 marzo circa, questi sono i dati disponibili, la percentuale di positivi sul numero di tamponi a Cava dei Tirreni è aumentata. Come vedete, il programma, questa piattaforma informatica, dà anche al sindaco alcuni suggerimenti da adottare quando fotografa situazioni di questo genere. Misure di contenimento generalizzate sulla base dei decreti con chiusure di esercizi non essenziali o riduzione di orari o sospensione delle attività scolastiche in presenza. Ed è quello che il sindaco ha fatto. In quest'ottica, fino a mercoledì, è valida l'ordinanza sindacale 128 del 19 marzo, che tra le misure introdotte prevede la chiusura domenicale, con poche eccezioni, di tutte le attività di vendita al dettaglio, compresi gli esercizi di generi alimentari, i supermercati e i distributori automatici denominati H24, oltre alla chiusura alle 19 nei giorni feriali e prefestivi. Si è detto che questa anticipazione ha generato file, reste, eccetera. Questa è una responsabilità dei centri commerciali, dei supermercati e delle attività commerciali aperte che devono garantire l'accesso in sicurezza nelle proprie attività. Quindi se ci sono state, come pure mi sono segnalate, code, assembramenti, queste verranno, perché poi ci sono alcune relazioni della Polizia Municipale, severamente sanzionate. Servalli ha annunciato una rettifica per ciò che concerne i panifici, che rientrano tra gli esercizi commerciali specializzati, a cui la domenica è consentito l'asporto fino alle 14 o la consegna a domicilio. I panifici devono vendere il pane e i prodotti da forno, non possono sostituirsi nei giorni domenicali, perché sarebbe una concorrenza sleale alle attività che fanno le salumerie, i supermercati e così via. È evidente che questo fine settimana, perché anche questo ci è stato segnalato, ci saranno dei controlli, per cui è evidente che se si dà una possibilità al pasticciere, alla panetteria, eccetera, questa va esercitata nel rispetto delle altre categorie per le quali quel giorno è prevista, per queste ragioni, una chiusura.